Io non parlerei di terremoti, si parla solo di un lavoro costante che noi facciamo sotto qualsiasi tipo di, diciamo, di amministrazione, sotto qualsiasi tipo di colore politico. Risponde così il procuratore di Bari Roberto Rossi a margine di un incontro sul potere mafioso e distorsioni del mercato nella facoltà di economia a chi gli chiede se a Bari ci saranno altri terremoti giudiziari dopo l'ultimo mese e mezzo che nell'ordine annovera oltre 130 misure cautelari con l'inchiesta codice interno, altri 10 per la presunta compravendita di voti sulle amministrative di Trigiano e Grumoapula e altri 7 solo mercoledì scorso per truffa e turbativa d'asta. In tutti questi casi ad essere colpiti sono stati anche esponenti della politica locale come la consigliera comunale Maria Carmen Lo Russo e suo marito l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, il sindaco di Trigiano Antonio Donatelli, il marito dell'ex assessore ai trasporti Anita Mauro Di Noia e in ultimi Alfonso Pisicchio, ex assessore regionale all'urbanistica, e suo fratello Enzo. L'idea quindi è che possa esistere a Bari una sorta di zona grigia. A Bari, come in tanti altri posti, la zona grigia esiste, è un problema di attenzione da parte di tutti, perché l'infiltrazione avviene sempre attraverso vie silenti e per questo occorre reagire con energia. E sulla commissione parlamentare antimafia, che ha iniziato le audizioni per appurare se l'amministrazione comunale del capoluogo abbia qualche infiltrazione mafiosa dopo l'inchiesta a codice interno, il procuratore barese, che più volte aveva sottolineato l'estraneità della giunta, risponde: la commissione Viminale sta facendo il suo lavoro, vedremo gli esiti e poi ci sarà un comitato nel quale verranno, comitato di ordine pubblico, verranno esposti. Quindi allora, dopo che ci sarà questo lavoro, verificheremo se sono emersi fatti nuovi.